Faggete a passo lento, sic to sic, lentamente si muove verso il Monte Plauris e sempre con lentezza ci soffermiamo sui particolari di questa regione meravigliosa. Siamo in questa faggeta a quota 500. Questo è il rumore della pioggia, quello che sentite. Oggi è una giornata con un clima un po' variabile, anche perché siamo in una delle regioni più piovose d'Italia, e quindi giustamente ieri avevamo avuto il bel tempo e oggi prendiamo la pioggia, ma la pioggia in una faggeta è sopportabile. Se per molto tempo andare in montagna è stato un qualcosa di molto performativo, ovvero sia faccio un dislivello di 400 metri in meno di un'ora, adesso invece si tende più a rallentare. Questo rallentare personalmente lo vedo come una cosa veramente rivoluzionaria in un mondo che è sempre più rapsodico e tra l'altro ha dei, secondo me, dei benefici incredibili sia sulla psiche ma anche sulla capacità di raccontare. Il metodo che abbiamo utilizzato è quella della camminata lenta, di cui si parla per fortuna tanto adesso, ovvero sia camminando lentamente un territorio si mette in evidenza del territorio stesso la capacità di essere un moltiplicatore di storie. Noi le storie siamo andati a raccogliere. Oh, ma di nome tutti e due Francesco. Come un po' Ciccio e Franco, eh. Questa è già la zona di raccolta o... Ci stiamo avvicinando. Sì. All'interno del progetto Seek to Seek, che è un progetto di comunicazione, è un live, e il principale mezzo di locomozione di questo progetto sono le biciclette. La provocazione un po' era quella di dire andremo a piedi dove le bici non possono arrivare. E quindi ci siamo messi al tavolino e di regione in regione abbiamo deciso di stabilire una serie di percorsi che potevano essere interessanti per il progetto stesso. Per la Puglia, che è stata l'ultima esperienza che abbiamo fatto, abbiamo cercato di affrontare il tema del ritorno, ovvero sia dei ragazzi che sono andati a studiare magari in altre regioni e poi hanno deciso di rientrare nella Puglia e sviluppare delle attività virtuose. Sicuramente sta cercando un buco. A che ora è? Sto scendendo giù para i tre, ti danno baciare, un seminotto. Casa paica, aria fresca. Rovo di Puglia era un po' il centro di questa attività che avevamo pianificato, perché Rovo di Puglia, io la chiamo la congiura vegetale, è partita la nostra congiura vegetale. Avevamo pianificato di andare a seguire un raccoglitore di erbe spontanee che avevamo conosciuto nel nostro sopralluogo. Saremmo andati alla Murgia, come dicono loro, e avremmo seguito la raccolta di erbe spontanee di Cicillo. Noi quando lavoravamo nei campi, sin da bambini, lo vedevamo come un mito, passava con la sua moto, col suo baffo importante, che era la sua maniera distintiva. E lo vedevamo come se fosse uno diverso.
Però poi conoscendo Cicillo, e io la prima domanda che gli ho fatto è stata: perché non coltivi la terra? E lui in maniera intelligente mi disse: nello stesso momento in cui io mi sto occupando di zappare questo angolo di terra, in un altro angolo di terra non troppo lontano da noi, la terra mi starà offrendo qualcosa che cresce selvaticamente, che ahimè non avrò il tempo di poterla raccogliere. Ecco come mi sono reso conto della dimensione umana di Cicillo legata in un territorio, senza, con la sua scelta coraggiosa, ma una scelta altamente sostenibile per tutti, è riuscito a crearsi una sua economia, un suo stile di vita, una sua vita. Da piccolo, da ragazzo, ho andato sempre in Murgia a raccogliere i funghi, degli asparagi, anche dei lamponi, dei cardi selvatici, delle cicorielle, dei sifoni. Quando è caldo, le lumachine, dei grossi, dei piccoli. E questa è la cosa che io mi dedico alla Murgia, perché tutti i giorni vado alla Murgia e non ho né terreni, né niente. Queste cose le vendevo ai privati, avevo dei clienti e allora quando tornavo dalla campagna facevo il giro, cliente per cliente, e lasciavo la roba. Tante cose che ho fatto ho vendute sempre, perché la roba che faccio io della Murgia è una cosa di prima. Super Serie A, non è cosa, e voi avete visto, non è una cosa così. Io sono andato anche all'uva, a raccogliere patate, a far la puta agli alberi, ma quando arrivava la campagna di questi tempi io lasciavo l'uva e me ne andavo in Murgia a trovare dei funghi. Allora, quando io ho trovato 10 kg, 8 kg, 7 kg di funghi, è più della giornata. La vita è così. Il parco dell'Alta Murgia in realtà è una zona molto vasta e molto interessante dal punto di vista naturalistico e tra l'altro è una cerniera un pochino tra le due Puglie, cioè tra il Salento e poi la Capitanata, che è nella provincia di Foggia. Siamo partiti di mattina, ci siamo trovati in questo paesaggio che io chiamo la frontiera interiore d'Italia, perché era un paesaggio completamente vuoto, una frontiera dell'anima, e seguivamo le orme pazienti di Cicillo, che vedeva erbe commestibili dove noi non vedevamo che sterpaglie, e si confrontava con Max, il nostro botanico, sui vari nomi e sull'uso che in diverse regioni, in altre regioni, queste piante avevano. Queste erano delle tecniche che usava l'uomo, ha usato per millenni, e che hanno caratterizzato appunto questo legame imprescindibile tra uomo e territorio, che noi ci auspichiamo che venga ripreso, perché il legame che si instaura con queste piante selvatiche è tale da poter dare da mangiare all'uomo cibi di altissima qualità. Talvolta sono specie considerate umili, perché crescono ai bordi delle strade, crescono in situazioni di disturbo, però sono interessanti dal punto di vista alimentare. Queste praterie naturali che hanno caratterizzato questo territorio per migliaia di anni erano strettamente correlate con la popolazione che ci viveva. Molte delle piante che nascono spontaneamente erano infatti utilizzate sia nella medicina sia nell'alimentazione. Purtroppo attualmente solo alcune di esse l'uso di alcune di esse si conserva, e presso pochi per così dire esperti che conservano queste antiche tradizioni. Speriamo che gli impegni anche del Parco Nazionale attualmente istituito portino a un sviluppo, a un nuovo sviluppo di queste antiche pratiche, che ovviamente devono essere condotte in modo sostenibile, come sono state condotte in modo sostenibile per migliaia di anni. Pinocchietto selvatico. Senti l'odore.
È stata una giornata, devo dire, entusiasmante, e anche perché è stata piena di scoperte, di ritrovamenti, di passione, ma soprattutto la cosa che ci ha entusiasmato è seguire un raccoglitore di erbe spontanee che ha sempre rifiutato di avere un terreno suo coltivabile, ma invece è sempre andato alla Murgia. Questa cosa ovviamente ci ha in qualche modo fatto venire la vertigine dell'uomo pre-neolitico, cioè quando ancora le piante non erano state domesticate e quindi prima della rivoluzione neolitica gli uomini erano raccoglitori. Veramente buono. Che c'ho, faccio più veloce. E beh, certo. Dammi tempo. Dammi 40 anni e ce la faccio pure io. Trofeo della Murgia. Vai. Ecco, abbiamo fatto questa esperienza interessantissima e questa sapienza che si è mantenuta nei secoli di erbe spontanee e che purtroppo negli ultimi decenni si sta perdendo, come tante caratteristiche della specificità italiana dell'essere artigiani. Basta pensare anche alla musica, il bel canto. Noi eravamo il paese del bel canto, oggi il bel canto è quasi perso. La poesia. E invece, per fortuna, in questa storia virtuosa che abbiamo raccontato, Cicillo sta trasferendo queste sue conoscenze a un ragazzo che è andato per l'appunto a studiare botanica e poi si è specializzato in etnobotanica e a Ruvo di Puglia ha aperto un'attività di ristorazione tutta quanta incentrata sulle erbe spontanee. Beh, l'idea di aprire questo posto è nata 6 anni fa con l'intenzione di portare le stesse suggestioni che da bambini abbiamo vissuto a tavola con i nostri genitori, suggestioni culinarie, profumi, odori che ricordano davvero, mi emozionavano da bambino. Abbiamo voluto riportarle sulla tavola dei nostri ospiti. Inizialmente la paura era quella di non riuscire. Invece poi abbiamo visto che la stessa emozione la si leggeva negli occhi degli ospiti, perché odori, profumi, gusti che ricordavano anche il loro passato. Destra di rapastrelli selvatici, nonché il ravanello selvatico che abbiamo raccolto stamane sull'altopiano, su... Il ritorno quindi è stato un ritorno virtuoso perché forte di alcune conoscenze si è riuscito a investirle in loco su delle specificità del territorio, quindi una cucina magari non più com'era la cucina contadina, magari molto semplice, ma rivista anche con dei sapori sofisticati che vengono più incontro alle necessità magari culinarie del momento, però fatta con ingredienti rigorosamente raccolti in giornata. Quindi questa è un po' la grande sfida che ha portato avanti Francesco e soprattutto questo tramandare delle conoscenze che altrimenti si sarebbero perse. Adesso, dopo il medioevo degli anni 80-90, dove le nostre cucine si sono arricchite di ingredienti che non ci appartenevano, adesso c'è questa voglia e volontà a tutti i costi di tornare alle origini, a quello che eravamo. Sia per una questione di salute personale, umana, ma anche per una questione di salute ambientale, perché ci siamo accorti di quanto sia un beneficio portare in tavola quello che la natura ti riesce a dare con generosità ogni stagione dell'anno. Però tutt'oggi qui al sud si soffre ancora il fatto che l'interpretazione di questo tipo di cucina, questo tipo di utilizzo di ingredienti che arrivano da un'agricoltura, da una raccolta spontanea, vengono ancora intesi come cibo povero. E ahimè, povero lo può essere solo perché ci rilega a un passato dove c'è stata carestia, miseria e povertà, ma non è povero se teniamo conto dei valori nutrizionali che noi portiamo in tavola. Cardo selvatico Scolimus hispanicus, o volgarmente chiamato cardoncello,
ripassato in padella con cipolla rossa acqua vivese, poi viene strapazzato col solo tuorlo d'uovo al finale, tolto dai fuochi, si tira in padella col solo tuorlo d'uovo e pane fritto, accompagnata da una crema di radice dello stesso cardo, quelle più tenere che non buttiamo via ma le riutilizziamo in questa maniera. Noi in maniera simpatica questo piatto lo chiamiamo la cardonara. È una rivisitazione della carbonara fatta con i soli cardi spinosi della nostra Murgia. Un brindisi alla cardonara! Un brindisi ai raccoglitori dell'Alta Murgia, vai, tutti piccoli raccoglitori. Possiamo ritenerci gli eredi delle testimonianze, degli ultimi testimoni, possiamo ritenerci, come dire, il custodi del futuro. Quindi scegliamo le zone da frequentare a seconda degli ingredienti che ci occorrono, a seconda della stagione, seguiamo periodi balsamici per le aromatiche. È vero, c'è tanta di biodiversità che ahimè ai giorni nostri, dopo l'avvento della modernità, si è smarrita un po' questa attenzione e noi cerchiamo di recuperarla usando come vettore la cucina, quindi il gusto, facendo riscoprire innanzitutto tutto ciò dal gusto per poi arrivare a farne coscienza e conoscenza propria.